12 dicembre 1969, Milano, ore 16:37. Una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Piazza Fontana. La deflagrazione uccide 17 persone e ne ferisce altre 88. Lo stesso giorno viene scoperta una bomba anche nella sede della Banca Commerciale Italiana, fortunatamente inesplosa. Altri 3 ordigni esplodono nello stesso giorno a Roma, facendo complessivamente 17 feriti. È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. La bomba inesplosa di Milano viene fatta successivamente brillare, distruggendo in questo modo elementi probatori fondamentali per risalire ai responsabili degli attentati. Dopo decenni di indagini e processi, la strage è ancora senza colpevoli.